Sempre più affollate le inaugurazioni nella sede dell'Associazione Culturale Firenze Arte di Borgo Alegre a Firenze. Non si sottrae a questa regola la collettiva di San Valentino che si inaugura sabato 12 febbraio 2011. Non solo il parterre che vedete intorno alla nostra postazione è sempre più ricco, ma anche le presenze sono tantissime. Tanti sono gli artisti, oltre 30 che espongono, oltre 30 sono i pittori, ai quali si aggiungono anche 5 scultori. Poi vi leggeremo doverosamente anche i loro nomi, anche se sono molti, e quindi dobbiamo essere velocissimi nelle interviste. Iniziamo da Miranda May, presidente dell'associazione, che ci presenta questa ennesima collettiva dedicata al Santo degli Innamorati, a San Valentino. Allora, buonasera. San Valentino ha una ricorrenza molto, molto particolare, soprattutto per i giovani, ma diciamo che nell'amore non c'è età. Ed io sono felicissima di accogliere tutte queste mie conoscenze e tengo a precisare che oggi presenterò l'autore, cioè scusatemi, l'ospite d'onore, il nostro carissimo amico Domenico Asmone, che è qua, Fabrizio, vicino, e ora raggiungerò prima di passare agli altri nostri ospiti il microfono. Vorrei che tu ricordassi la durata della mostra e che tu ricordassi ai telespettatori gli orari in cui tu sarai presente e anche molti degli artisti che espongono ad accoglierli. Esatto, allora la mostra dura 10 giorni, poi come di solito si fa si allunga un pochino di più. L'orario è dalle 16 alle 19, tutti i giorni escluso il lunedì. Ricordiamo. Giorni festivi aperto. Ricordiamo per chi non avesse seguito i nostri precedenti servizi dedicati all'attività espositiva dell'Associazione Culturale Firenze Arte che la sede è in Borgo Allegre al numero 15 Rosso, a 100 metri dalla Basilica di Santa Croce. Alfonso Confalone, ormai figura di riferimento della galleria e dell'intera attività culturale dell'associazione, che la scorsa settimana ha proposto un'interessante conferenza sui Templari, e di questo ha scritto anche Alfonso nelle pagine dell'arte di Metropoli uscite proprio in questi giorni. Allora, San Valentino da sempre è stato fonte di ispirazione per gli artisti. Certo, l'arte conserva questo sogno, perché in un contesto come quello che viviamo, anche a volte spaventoso su quello che sentiamo avvenire nelle coppie, l'arte ha questo compito quasi eroico di conservare ancora la fedeltà a questo antichissimo, eterno sogno che è l'amore. Speriamo che dal sogno dell'arte si ricominci a viverlo nella realtà, ecco. Bene, accanto a Alfonso la professoressa Gianmarinaro Monti, la scultrice, pittrice e poetessa Mara Fagioli, la pittrice Carla Fossi, all'altro lato Lucia Mongardi, altra figura di riferimento, fondatrice e presidente onoraria dell'associazione Casa del Pittore, dello Scultore e del Poeta di Montecatini, da sempre a fianco di Miranda May, da quando questo sodalizio ha preso vita. Ti dirò che Miranda ci mette tanta passione, tanto amore, non è possibile. Noi tutti i sabati quando lei inaugura dobbiamo essere qua. È diventata una piacevole abitudine venire nella sede di Firenze Arte, perché poi, come i nostri telespettatori potranno vedere dalle immagini che sta proponendo la regia, è arredata come un salotto, e quindi è un piacevole momento d'incontro anche per chi poi proseguirà nella visita del centro storico di Firenze per i vari motivi di attrattiva che il centro storico di Firenze riserva. Esatto, molto contenti di venire, complimenti alla Miranda perché la sta mandando nel migliore dei modi questa storia. Dimostrano anche le frequenze, le presenze di pubblico. Altra figura di riferimento dell'associazione, il professor Daniele Menicucci, critico e storico dell'arte. Ma questa mostra intanto direi magistralmente organizzata da Miranda May dell'Associazione Culturale Firenze Arte, San Valentino, quindi tema è l'amore, e questi 35 circa artisti, 30 pittori, 5 scultori e scultrici, in qualche modo hanno fatto un compendio di tutto quello che è l'argomento amore, perché l'amore non è solo un rapporto fra due persone, se l'amore è un qualcosa che va ben oltre questa fissità. Amore, ci si può innamorare di un albero, di un uccellino, di una strada. È un atto d'amore, quindi, dipingere, effigiare un qualcosa che ti ha dato un'emozione. E in questi, fra tutti questi artisti, e ognuno di loro ha portato la sua pietra,
E io credo che si sia, sia stato effettuato un prodotto totale dell'amore. L'amore a 360 gradi. Bellissima mostra. Va bene, grazie Domenica Asmone, ospite d'onore della manifestazione, un artista che noi seguiamo da tanti anni, ne abbiamo evidenziato la crescita artistica, anche l'acquisizione di incarichi importanti da direttore artistico della Galleria La Pergola Arte a presidente della Brigata del Leoncino, che è un sodalizio pistoiese storico radicato nella città, che si occupa non solo di arti visive ma di cultura, di cultura del territorio e di attività letteraria e tante altre cose. Sì, io devo prima di tutto ringraziare Miranda May che mi ha invitato a partecipare a questa bella manifestazione e qui ritrovo quello che io a Pistoia cerco di fare, cioè di riunire le varie personalità della cultura e dell'arte per stare insieme e per confrontarsi, per parlare, per passare delle serate parlando di cultura, ma anche del più e del meno. Questa è una cosa molto importante, secondo me, perché negli ultimi anni veniva un po' a perdersi. Invece è importantissimo ritrovarsi in un ambiente anche stimolante e pieno di storia come questo e passare insieme delle belle serate. Quindi io voglio ancora complimentarmi con Miranda perché organizzare delle manifestazioni di questo tipo non è semplice, riunire tante personalità non è altrettanto semplice, quindi tanti complimenti a Miranda. Bene, questo momento di aggregazione importante noi lo segnaliamo ai nostri telespettatori affinché possano condividere la gioia che proviamo noi che ogni sabato ci troviamo nell'associazione, una sede storica come ha ricordato il dottor Asmone, lo vedete anche dalle immagini, qui si respira aria di antichità in ogni angolo della galleria. Vi ricordiamo la sede, Borgo Allegri numero 15 Rosso, la collettiva di San Valentino inaugurata sabato 12 febbraio, si concluderà il prossimo 22, ma probabilmente è prevista già anche una proroga, sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 16 alle 19 con ingresso libero escluso il lunedì. E ora vi leggo velocemente anche i nomi dei pittori e a seguire quello degli scultori presenti in mostra. Giulia Aureli, Luca Pistelli, Patrizia Bacarelli, Andrea Mattolini, Francesco Ravallo, Stefano Cesarato, Loretta Zagli, Giovanna Bellanca, Anna Maria Gatta, Angela Lucarini, Cristina Bazzolli, Rita Zampini, Serena Puliti, Miranda May, Stefano Galli, Lucia Mongardi, Antonina Giammarinaro Monti, Pier Nicola Ricciardelli, Mario Joel Botto? Vabbè, spero di aver pronunciato bene. Mario Catalano, Nadia Gigli, Irene Tudisco, Mara Fagioli, Franco Gualdani, Caterina Brezzo, Carla Fossi, Maria Grazia Panella, Eloisa Scultetus, Leda Giannoni, Donatella Calamai, Laura Luci Nicolin, Maria Grazia Bambi, Maria Teresa Giappichelli. Gli scultori sono Mara Fagioli, Enzo Pazzagli, la stessa Miranda May, presidente dell'associazione, Loretta Zagli e Anna Landi. Vi ricordo nuovamente la sede dell'Associazione Culturale Firenze Arte in Borgo Allegri numero 15 Rosso, vicino alla Basilica di Santa Croce.